Buonasera, siamo nel posto partita tra Bovesa e Lazzaro, siamo insieme al presidente Fortunato Sgro del Lazzaro. Presidente, nonostante siete passati in vantaggio dopo neanche 3 minuti, e vi siete fatti rimontare, però la Bovesa aveva qualcosa in più oggi. La Bovesa è il primo in classifica, ha dimostrato oggi di saper vincere il campionato con questa partita, ha dimostrato di essere la prima in classifica. Complimenti a tutta la squadra, al presidente, e gli auguro un futuro nel prossimo anno che possa festeggiare la categoria superiore. Nonostante tutta la posizione di classifica, avete deciso di onorare il campionato fino all'ultima giornata? Noi giochiamo per divertirci, siamo entrati in campo, abbiamo cominciato il campionato per divertirci e continuiamo a divertirci. Noi giochiamo a calcio, siamo persone tutte di Lazzaro, continuiamo a giocare a calcio e andiamo avanti così. Prospettive future per questo Lazzaro? Future, cercheremo di un altro anno di mettere qualche ragazzo nuovo sempre di Lazzaro per poter portare avanti sempre il nome della squadra di Lazzaro, che ha sempre onorato il calcio a Lazzaro e fuori e in tutta la provincia di Reggio Calabria. Buonasera, siamo nel post partita tra Bovese e Lazzaro, siamo insieme al difensore del Lazzaro, Fabrizio Panamara. Fabrizio, avete giocato un'ottima partita, soltanto che il risultato non è venuto a galla, forse perché la Bovese aveva qualcosa in più. Sì, siamo passati anche in vantaggio, ma ci hanno raggiunto subito, perché sono un'ottima squadra, si è visto. Infatti vi faccio i complimenti sia della vittoria della partita, ma soprattutto della vittoria del campionato, perché si meritano sia la società e tutti i giocatori. La prossima dove andrete a giocare voi? La prossima giochiamo in casa contro Alcardedo, una partita diciamo dove ci giochiamo il penultimo posto, ma come ogni partita ce la giochiamo. Vista e considerato che quest'anno ormai è andata così, le prospettive future di questo Lazzaro quali sarebbero? Quest'anno sì, sono andate così, abbiamo progettate in maniera diversa, in cui andare più in alto possibile divertendoci, ma peccato. Siamo arrivati, per ora siamo ultimi e speriamo bene per il futuro, in cui con questo Lazzaro, cioè, come nel passato, possiamo andare avanti. Grazie per l'intervista. Grazie a voi e complimenti alla Bovese. Buonasera, siamo nel posto partita tra Bovese e Lazzaro, siamo insieme all'attaccante che quest'oggi si è dovuto mettere nelle vesti da portiere per l'infortunio del proprio portiere. Si tratta di Altomonte Roberto. E Altomonte purtroppo oggi non è giocata nel tuo ruolo, però alla fine la Bovese nonostante tutto aveva qualcosa in più. Sì, diciamo che la Bovese ha meritato questo primo posto in campionato, la squadra è ha un bel gruppo, un bello staff. Io purtroppo oggi ho dovuto fare le veci di un portiere che non sono, perché sono centrocampista, sono un centravanti, però purtroppo per motivi fisici ho dovuto ottemperare a questo incarico, e quindi onore alla Bovese per i 4 gol. Io ho fatto quello che ho potuto e ho dato il contributo alla mia squadra, come è giusto che sia. In questi momenti noi non abbiamo niente da chiedere in classifica, è stato un campionato un po' così, però alla fin fine siamo contenti per il gruppo, che almeno è quello che noi cerchiamo. La prossima la giocherete in casa contro il Cardedo, che partite vi aspettate? Ma diciamo che il Cardedo anche come squadra non ha niente da chiedere al campionato, è stato anche per loro un campionato un po' così, l'importante è che sia una partita sotto il rispetto reciproco e alla fine vinca il migliore. Buonasera, siamo nel post partita tra Bovese e Lazzaro, siamo insieme al sindaco di Bova Marina, Vincenzo Crupi. Sindaco, nonostante tutto Bova sia una cittadina, è riuscita ad approdare in seconda categoria. Sì, un bel risultato innanzitutto per i giocatori, l'allenatore, tutti i dirigenti, anche per il paese, perché negli anni passati la Bovese ha sempre militato in categorie superiori e piano piano deve tornare a occupare il posto che gli compete. È un bel segnale anche per il paese, perché a fine maggio, quando sono stato eletto sindaco, qui diciamo il campo non è questa bella realtà che oggi non era questa bella realtà che oggi tutti possiamo vedere e apprezzare, anche usufruire, ma gli spogliatoi non si poteva neanche entrare, l'erba
era alta oltre 2 metri, quindi ci siamo messi a lavorare. Là, diciamo, lo sport era tra i punti prioritari del nostro programma, e anche ricostruire la polisportiva. Abbiamo dato l'input, abbiamo fatto una serie di riunioni durante l'estate, e quindi siamo riusciti pian piano a creare quella sinergia che è necessaria in tutti i settori per ottenere risultati importanti. E questo è anche un esempio da seguire per tutti, perché dimostra che quando ognuno fa la sua parte i risultati vengono. Oggi abbiamo una struttura, ripeto, che tutti i bovesi, a parte i calciatori, possono venire possono usufruire, e abbiamo anche una squadra che un altro anno affronterà un campionato di una categoria superiore, e ora ci saranno un po' di festeggiamenti, come è giusto, ma poi inizieremo con la società a lavorare, perché ovviamente il passaggio di una categoria superiore significa anche un impegno maggiore, e cercheremo come sempre di fare la nostra parte. Buonasera, siamo nel post partita tra Bovese e Lazzaro, e siamo insieme al presidente della Bovese, Cuppari Andrea. Presidente, è una gioia vedere questa squadra, questo paese in una categoria superiore. Sì, è stata una grande esperienza quest'anno. Io già avevo altre esperienze, però questa di quest'anno ha un sapore un po' particolare, perché siamo partiti da zero e ci sono stati tutti i presupposti per fare bene, a partire dal pubblico, a partire dall'amministrazione, a partire dai giovani nostri che hanno dato il massimo e tutto. Io ringrazio soprattutto i ragazzi che si sono comportati benissimo nell'arco dell'anno, e poi i dirigenti che mi sono stati vicini in tutta questa situazione, l'amministrazione, le forze dell'ordine e tutti, perché è stata veramente un'annata bella, bella per il nostro paese. Stasera siamo nel post partita tra Bovese e Lazzaro, siamo insieme all'allenatore Angelo Paone della Bovese. Mister, un'annata iniziata bene e finita con questo approdo in seconda. Sì, oggi possiamo dire finalmente di aver vinto il campionato, ma prima di parlare un attimino dei ragazzi vorrei soprattutto ringraziare a tutti coloro che sono stati a fianco, e mi riferisco alla dirigenza, al preparatore atletico, al mio collaboratore diretto, al fisioterapista, tutti quanti che ci sono stati vicini sia nei momenti facili che quelli meno facili. E poi un grandissimo ringraziamento ho fatto a questi splendidi ragazzi che mi hanno seguito dall'inizio fino alla fine, lavorando 3 volte alla settimana, e io ho sempre detto ai ragazzi che a lungo andare il lavoro paga. Così è successo, così è stato fatto. Prospettive per il futuro di questa Bovese? Ma adesso il prospettivo, adesso dobbiamo continuare, dobbiamo un attimino incontrarci per vedere qual è il progetto della Bovese. Sicuramente il programma è un attimino quello di portare avanti il progetto che era stato fatto già l'estate scorsa, che è quella di continuare a far bene. Adesso l'ultima giornata, da campioni dove andrete a giocare? Adesso abbiamo la trasferta contro il Real Santo Stefano, contro una bella squadra, però il campionato l'abbiamo vinto in casa. Ve la lotterete lo stesso? Sì, sicuramente, noi andiamo a fare la nostra partita avendo rispetto sempre per l'avversario, ecco. Yeah!
Saluto per Domenico Salvatore. Roma, devo fare.